Buongiorno, semplicemente buongiorno oggi, giovedì 20 ottobre, un buongiorno che riecheggia, il buongiorno che abbiamo ricevuto nella chat dei servitori insegnanti da parte di Stefania, che non sento da tanto tempo, troppo tempo, ogni volta che una persona con la quale hai costruito una relazione di amicizia riappare all'orizzonte. Ti poni sostanzialmente una domanda. Per quale ragione quel buongiorno non l'ho formulato io in questi mesi nei quali non ci siamo incontrati? È questo un tema dell'amicizia fondamentale, il perseverare nel buongiorno. Buonasera, disse Papa Francesco all'esordio del suo papato. Riecheggiò in quella piazza e anche nei media che riprendevano l'evento, quel buonasera, semplice, che si ripete ogni volta che il Papa appare dalla sua finestra o in altre occasioni, o i media ci trasmettono queste occasioni. Buongiorno, è semplice, non richiede particolari spiegazioni. È il tono che trasmette quel buongiorno, il tono della vita, della presenza, della necessità di vivere nella relazione. Ed è una relazione di augurio e auspicio, di speranza, in questo tempo di disperazione, ma è una disperazione che esprime sintomaticamente ciò che sta accadendo nella nostra società, nella nostra politica, il disagio spirituale, della politica e della vita sociale, riverbera costantemente in tantissime occasioni della nostra esistenza. In questi ultimi 2 o 3 giorni, ultime ore, stiamo assistendo a una sceneggiata piuttosto inquietante e imbarazzante. C'è una coalizione di partiti di destra che hanno sfumature interpretative dell'esistenza diverse tra loro, alcuni si definiscono liberisti, altri sovranisti o nazionalisti, pongono al centro il proprio io, probabilmente ogni volta che recitano la frase ormai diventata famosa, prima gli italiani, ma naturalmente poi declinata nel regionalismo, prima che so io i Veneti, io abito nel Veneto, e probabilmente, non so, prima i Padovani o il quartiere in cui vivo o la casa che abito, ma prima io, naturalmente. Ecco, quell'egocentrismo non riesce a formulare quel buongiorno, buonasera di Papa Francesco e di Stefania questa mattina, intenso, relazionale, ricco di speranza, di apertura, non di chiusura. Ebbene, la sceneggiata che oggi abbiamo di fronte sul piano della politica, in particolare, è quella di frasi apparentemente rubate, in realtà fatte filtrare attraverso i media. Nessuno è così ingenuo da pensare che le affermazioni di Berlusconi siano state buttate là casualmente in un incontro amicale estemporaneo. Ha ribadito al mondo e al gruppo al quale appartiene la sua fedeltà al tiranno Putin, che riassume in sé la vocazione statalista e individualista che caratterizza l'imprenditorialità di Silvio Berlusconi, il quale è ricco all'ombra dello Stato e della politica, con alcune sfumature che rimangono sostanzialmente misteriose e che generano legittimi sospetti su come questa persona sia diventata ricca. Cosa significa appropriarsi dello Stato e spartirselo tra pochi per potersi arricchire individualmente, null'altro che porre mano a una fame, una sete di dominio insaziabile. Naturalmente, poi, dopo le affermazioni filo-putiniane,
e dileggianti Zelensky. Ci si affretta a smentire, a essere stati mal interpretati, cosa che abbiamo spesso sentito in questi decenni, ma il problema non è Berlusconi, ma è in chi si appresta a fare un'alleanza di governo con Berlusconi, senza la quale non può fare il governo. Se poi si apre un fronte anche dal lato del terzo alleato, la Lega di Salvini, Salvini e la Lega. La Lega probabilmente nella sua genealogia non è propriamente rappresentata da Salvini, ma in questo momento, attraverso proprio i trucchi di questa legge elettorale, Salvini ha potuto piazzare nei due rami del Parlamento i propri fedelissimi. Tant'è che la politica è diventata sostanzialmente un luogo di privatizzazione della delega ricevuta in maniera piuttosto furbesca, da un popolo che non è così stupido come si cerca di immaginarlo, ma inevitabilmente è caduto nella trappola. E nessuno, e qui vi è una gravissima responsabilità dei media, mette in evidenza come ciò che sta presentandosi come il governo della maggioranza, in realtà il governo della minoranza, divisa nel momento della spartizione, poi naturalmente ritroverà coesione, non c'è nessun dubbio, perché all'orizzonte vi sono altre spartizioni che generano privilegi nelle singole persone. Questa è la politica, quella politica di quel liberismo farlocco, che non ha nulla di liberale e tantomeno di libertario, quello che piaceva tanto alla Margaret Thatcher, la quale affermava che non esiste la società, esiste l'individuo, al massimo poteva concedere l'esistenza della famiglia, nulla di più, come sommatoria di individui, però non come sistema relazionale complesso che abita una dimensione comunitaria. Ebbene, quel liberismo è il risultato proprio di questa convergenza di appropriazione da parte dello Stato del bene comune e di spartizione privatistica dai gruppi di potere oligarchici che vanno a gestire quello Stato. Questo genera una condizione di schiavitù per il popolo, il quale fatica indubbiamente a ribellarsi. In particolare, immagino che in Russia sia piuttosto complicato ribellarsi. Ma anche da noi, in modo diverso, siamo tentati ad autoassoggettarci, a conformarci. Tra i veicoli che vengono utilizzati per generare il conformismo vi è anche una certa inclinazione a perseverare negli stati di intossicazione etilica o attraverso altre sostanze psicoattive, anche illegali, oppure cercare di sperare di arricchirci attraverso le scommesse. E questo riguarda tutti, perché in quella parte della nazione nella quale serpeggia il rischio della povertà assoluta, vi è una coscienza che non porta alla ribellione, ma porta a tentare la sorte. Quanta gente non ricca va dai tabacchini, fa il gratta e vinci, oppure va nelle sale scommesse per cercare di sfidare la sorte e diventare ricco. Quando San Francesco parla di sorella povertà, guardate che non rappresenta una santificazione della miseria o dell'ingiustizia sociale che genera povertà, assolutamente no. È un invito alla letizia nella condivisione, al poter danzare insieme con una naturale scarsità di risorse, che non rappresenta un ostacolo alla vita gioiosa, tutt'altro. Siamo chiamati sostanzialmente a vivere nella verità, nella bellezza. Siamo chiamati a vivere nella giustizia e nella pace, ma questo può accadere solo se incominciamo a riconoscere come
hanno fatto gli alcolisti anonimi, i club degli alcolisti in trattamento, i club alcolici territoriali, che c'è un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla e non è il potere del tiranno o il potere statale o il potere di quanti sfruttano le risorse che sono bene comune e le inglobano nel proprio patrimonio, gli sfruttatori dell'ambiente. Quelli che desertificano la foresta amazzonica, che non è proprietà di Bolsonaro o del suo Stato, è patrimonio dell'umanità. Pertanto, ciò che manca è un diritto internazionale che freni l'egocentrismo di Bolsonaro e di tanti altri tiranni disseminati su questo pianeta, che generano inquinamento, ingiustizia sociale, deprivazione delle necessarie risorse per far sì che la vita su questo pianeta possa continuare a scorrere. Siamo al 20 di ottobre, il clima è piuttosto mite. Naturalmente, l'ho già ricordato, c'è qualcuno che afferma anche per fortuna, così non accendiamo il riscaldamento, ma poi quando era molto caldo non abbiamo detto per fortuna apriamo le finestre, no, le abbiamo chiuse e abbiamo usato i condizionatori, sperperando energia, che non è infinita la fonte dalla quale deriva l'energia. Certo, c'è la possibilità di ricorrere alle energie alternative, ma fatichiamo a farlo. Ma soprattutto la nostra fatica è quella di modificare, convertire i nostri stili di vita in funzione della sobrietà e non dell'intossicazione. La sobrietà non richiede sacrifici eterni, chiede semplicemente di cambiare il modo di vivere. In nome della verità, che non è mai assoluta, è una condizione di ricerca che noi mettiamo in atto, poi magari qualche volta autoingannandoci anche, senza alcun dubbio. E ritorno a quello che sta accadendo in questo teatrino filoputiniano di una leader un po' imbarazzata, che però cerca di tenere i toni alti del comando. O si è atlantisti oppure non si fa questo governo, ma questo governo si farà e con coloro i quali continueranno a essere filo Putin. Continueranno a dirlo e a smentirsi contemporaneamente, così come ha fatto un Parlamento quando ha votato a maggioranza che Ruby fosse la nipote di Mubarak. Nessuno si è scandalizzato più di tanto, sì, ci si è un po' indignati, si è un po' protestato, ma quella verità è lì, negli atti parlamentari. Che cosa significa fare un'affermazione di questo genere, definirsi atlantisti dopo aver detto qualche ora prima che i leader europei e americani sono insoddisfacenti, non ci sono addirittura leader nell'Unione Europea e negli Stati Uniti? Evidentemente Berlusconi pensa essere il leader tra i leader, il leader assoluto, esattamente come può pensare Xi Jinping o Putin, o come hanno pensato Mussolini e Hitler e tanti altri dittatori che assolutizzano la propria presenza, la propria immagine, creano una forma di idolatria concentrata su se stessi. Vedete, l'esperienza dell'alcolismo in fondo è una palestra straordinaria. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, perché attraverso la teologia di Alcolisti Anonimi che avevamo incominciato a leggere qualche tempo fa, ecco, riprenderemo certamente nei 12 passi e le 12 tradizioni, ma anche attraverso la semplicità dell'organizzazione della vita del club, che ha solo quattro regole. Attenzione, quattro regole. La divisione del club, l'ingresso della tredicesima famiglia o almeno una volta all'anno. Questa opera evolutiva del club che non adempiamo sempre con perseveranza, tutt'altro. Noi abbiamo club che sono tali quali erano 10-20 anni fa. Non cambia neppure il servitore insegnante. E questa è una critica che faccio in primis a me stesso. Poi la puntualità, che è rispetto per gli altri. Sì, può accadere che ci sia il traffico, qualcosa, ma ti attrezzi, ti organizzi. Non si fuma durante l'incontro del club. Altro tassello fondamentale che stimola
a mettere in atto anche programmi per smettere di fumare. Molto spesso si assiste alla scena dopo il club che le persone, la prima cosa che fanno, usciti dalla porta, è accendere la sigaretta. Evidentemente l'incontro del club è stato un pochino ansiogeno. O si fuma prima di entrare. Evidentemente l'idea di entrare nel club è ansiogena, perché il fumare ha un valore ansiolitico. Ecco perché il fatto di fumare deve essere riconsiderato come un punto critico nella vita del club. Naturalmente smettere poi fa bene all'economia e alla salute. E poi c'è il tema della riservatezza, che non è la privacy che ci fanno firmare, dopodiché sanno tutto di noi, ci riprendono con le telecamere. No, la riservatezza è la condivisione dell'intimità dell'animo, tradotta anche nel verbale o nel diario del club. La riservatezza è ascoltare i segreti dell'altro, senza farne oggetto di gossip o di giudizio. Riservatezza significa astenersi dal giudizio nei confronti dell'altro o dell'altra. Significa vivere costantemente in una tensione verso l'accoglienza, riservarla, essere riservati e rispettare la riservatezza. Significa mettersi nella dimensione dell'ascolto e ascoltare. Ha il preciso significato di far riverberare in noi il dolore dell'altro. Questo è il principio dell'empatia, la quale non nasce spontaneamente. Deve essere appresa attraverso un percorso molto lungo e complesso. Bisogna andare a scuola di empatia. Oggi, giovedì, sempre sul tema del denaro come valore simbolico delle nostre esistenze, che in qualche maniera sottende anche la questione della guerra e delle balle che la politica si racconta e racconta al popolo. C'è il denaro sempre di mezzo. La questione della pecunia, anche oggi la affronteremo nella scuola. E questa è un'occasione partecipativa nella quale possiamo esprimere in pienezza le nostre esperienze e farne oggetto di ricerca scientifica in senso autentico, empirica, che nasce dall'esperienza. Non si fa ricerca scientifica sui club, sono i club che fanno ricerca scientifica, perché è una ricerca che parte dalla esperienza soggettiva. I club non sono oggetti studiabili o trasformabili a propria immagine e somiglianza. I club sono comunità vitali che si adoperano anche per mettere in evidenza ciò che apprendono. Questa è la scienza. È sostanzialmente apprendimento a partire dalla intensità di una intuizione soggettiva. Si tocca con mano la realtà, la si esplora, la si contempla, si penetra il mistero della vita. Questo è il club. È il club ci porta inevitabilmente a quella dimensione di vita comunitaria che può autenticamente emendare il disagio spirituale della politica oggi. È una questione centrale per le nostre esistenze, per le generazioni che verranno dopo di noi, per la necessità costante di porre attenzione a quei meccanismi liberticidi che da sempre serpeggiano nell'Homo sapiens, in quel delirio di onnipotenza. Guardate che quel non abbiamo riconosciuto che non c'è, che c'è un potere più grande che qualcuno chiama Dio, i primi passi degli Alcolisti Anonimi, il non aver riconosciuto, è la cifra del potere mondano, cioè del potere che gli esseri umani cercano di intessere per dominare le relazioni e il rapporto con la natura. Il potere così inteso è la prima delle droghe, molto probabilmente. Quel potere che noi pensiamo di avere in noi e che siamo sollecitati ad esercitare anche laddove siamo travolti da condizioni di discontrollo dell'impulso che ci porta costantemente alla ricaduta nei nostri errori, nei nostri peccati, nelle nostre fragilità. Allora, quel primo passo di riconoscimento,
di una potenza antitetica dal potere del controllo unilaterale ed egocentrico, è il luogo nel quale ognuno di noi deve trovare l'occasione per modificare se stesso, e questa è la ragione per la quale nel club si va insieme, ma nella pienezza della nostra soggettività, con la disponibilità a una trasformazione costante. E ritorno al buongiorno di Stefania, che veramente ringrazio perché la semplicità, la potenza, non il potere, ma la potenza evocativa del buongiorno ti riporta alla dimensione autentica dell'amicizia. Ti ho risposto e l'ho invitata a venire anche al seminario domenica. Ma non solo questo, naturalmente, ma il piacere che ha sottolineato anche Tiziana intervenendo nella chat dei servitori insegnanti con immediatezza, che ha espresso con una frase semplicissima il piacere del reincontro, della ritessitura della relazione. Quante persone nella vita del club abbiamo perso di vista per la nostra pigrizia nel formulare con perseveranza, costanza, amore, amicizia, vicinanza, rispetto della diversità, attraverso un semplice reiterato buongiorno o buonasera. Detta quella buonasera, ho detto quel buongiorno con intensità di amore autentico, vero? Non per riportarlo al club, ma semplicemente per confermare un'amicizia. Poi sarebbe bello che le persone tornassero al club, alla vita attiva del club, attraverso i programmi. Dunque, l'invito è oggi alle 18:30 o, per chi può, alle 16 nel laboratorio che prepara la lezione delle 18:30, una modalità diversa di vivere la scuola primaria. C'è un gruppo di lavoro che studia, approfondisce un titolo e formula poi i risultati di quanto è stato ponderato dalle 16 alle 18 circa. Poi naturalmente ci sta anche una pausa conviviale tra le 18 e le 18:30, va benissimo. Dopodiché si discute nella dimensione comunitaria per prepararci al seminario mensile che nella fattispecie sarà domenica prossima e che tratterà res pecunia, rispetto al quale quel laboratorio porterà i risultati del lavoro di queste settimane, e poi ascolteremo anche le lezioni di Adriano Policicchio, di Loredana Faletti e di Valentino Patursi. Policicchio tratterà l'aspetto giuridico, Loredana Faletti la questione del rapporto tra interessi economici ed alcol. Ha scritto anche recentemente una riflessione molto significativa sulla questione della induzione a bere moderatamente attraverso corsi di sommelier, e ci donerà sicuramente una perla di saggezza, così come farà Valentino Patursi, particolarmente interessato in questo tempo alla questione paesaggistica ambientale, all'economia civile, da introdurre nella vita del club come elemento costituente di una nuova cultura, del cambiamento della nostra cultura. Quindi vedete, una ricchezza di materiali attraverso i quali noi rivisitiamo le nostre esperienze quotidiane nella vita del club, in questo tempo di disagio spirituale, politico, di crisi ecologica profonda, di crisi sanitaria. Non ne veniamo fuori da questa crisi sanitaria perché semplicemente non abbiamo colto l'insensatezza della aziendalizzazione della sanità. La salute è un bene comune sul quale è necessario investire, non applicare i concetti economici delle aziende che fanno profitto. Ma anche questo dovrebbe essere un tema che dovremmo riconsiderare, facendo
facendo sì che i club diventino protagonisti di un stimolo costante verso il cambiamento della cultura sociale, sanitaria e generale esistente. Non è una frasetta buttata lì da udoli, è l'essenza stessa del lavoro dei club. Dunque, buongiorno.